Posso registrare tutto o c'hai dei tabù? Bene, allora faccio qualche domanda. Dunque, io da agnostico non mi rendo conto esattamente della situazione, mi piacerebbe sapere che cosa facevate e che cosa era legalmente utile quello che facevate, le autorizzazioni che avevate, insomma, diciamo, chi siete? Noi siamo dei volontari che da 2 anni salvano animali, prettamente maiali e cinghiali, dalle situazioni più allucinanti. Io sono testimone oculare di maltrattamento di questi animali in allevamenti abusivi, per quel che riguarda i cinghiali, anche per le procedure di abbattimento dell'ASL stessa, purtroppo. E abbiamo salvato questi animali e li stiamo cercando di dare una seconda vita. Io ho adottato 12 cinghialetti vicino a casa mia, sono lì alle 6 del pomeriggio che aspettano la pappa. Puoi capirmi, esatto. Esatto, e quindi constaterai che sono come i cani, perché io sì, sono intelligente come i cani, forse posso anche garantire di più. Che mi trattano come mi tratta il mio cane. E quindi questo, noi a nostre spese li teniamo in vita, cerchiamo di dare loro tutto il benessere che non hanno mai avuto e lo stiamo facendo da 1 anno e mezzo, non vi dico con quanta difficoltà, non solo perché che concerne accudire tutti questi animali, ma soprattutto anche per l'ostilità delle organizzazioni statali, degli enti. È una cosa impossibile, ovviamente, denunce penali, inutile dirlo. E niente, adesso la ciliegina sulla torta è ordinanza di abbattimento preventivo di 140 animali sani. Motivo scatenante? Peste suina, rischio probabile, perché loro sono, cioè, non hanno niente a che fare con l'industria della carne, non vengono movimentati, c'è la biosicurezza rispettata. Non possono entrare in contatto con l'esterno, entriamo soltanto noi bardati come dobbiamo essere, sterilizzati, eccetera. È una cosa, cioè, ragazzi, non... Comunque io conosco bene la situazione della zoofilia italiana e ti posso dire che a Caserta stanno facendo abbattere migliaia di bufale perfettamente sane. Io ho un mio amico Raffaele di Caserta che ce n'aveva 150, ha dovuto abbatterle tutte. Quindi non è una novità quello che dici. C'è una strategia ben chiara, limpida in corso. L'affamamento della popolazione italiana in primis e poi tutta una serie di corollari che ne conseguono. Il problema è che a me queste persone stanno dimostrando che l'opinione pubblica non è dalla loro parte. Dispiace. Cioè? Cosa vuoi dire? L'opinione pubblica si sta schierando in favore della vita. Ah, certo. Oggi più che mai, non ne può più. Non ne può più di questo braccio di ferro. Certo. Cioè, la parola degli uomini va ascoltata, ragazzi, va ascoltata. Beh, io mi occupo di questo argomento qua, quindi adesso stiamo facendo il voto di protesta a livello nazionale per queste prossime elezioni che arriveranno, dove oramai si sono blindati i loro posti, i loro schieramenti, le loro alleanze e quelli che dovrebbero subentrare sono in lotta tra di loro, facendosi scarneficina tra di loro. Ecco. Certo. Ma ci rendiamo conto che il TAR stamattina, perché purtroppo poi tutto questo concita, adesso tutta questa massa di gente che è venuta ad aiutarci è perché abbiamo comunicato ufficialmente che il TAR ha rigettato. Ho letto, infatti anch'io nostro, per quello che sono arrivato. Il nostro ricorso di sospensiva in cui chiedevamo. Normalmente è d'obbligo la sospensiva. Perché no, ma soprattutto perché non sussiste un pericolo di danno irreparabile. Certo. Cioè, certo. Se ci ammazzano 140 animali che sono la nostra famiglia, sono la mia famiglia, certo. Io sto più con loro che con mio padre, mia madre, mia sorella. Se ammazzano quegli animali non c'è danno irriparabile, né per loro, certo, né per me, perché certo. Io continuo a vivere, secondo certo. me. Ah, beh, certo, io vedo la mia famiglia morire e continuo certo, a vivere, il danno che... irreparabile non c'è. È chiaro. Invece che è una definitivo. Situazione drammatica, è chiaro. E però, diciamo, le motivazioni legali quali sono state? Cioè, questa peste suina vantata senza nessuna... Sono venuti i veterinari a visitare? Assolutamente no. Hanno soltanto fatto censimento del numero dei capi. Solo questo, non c'è voi stata potete chiedere di nuovo un altro procedimento d'urgenza per la verifica dell'effettiva malattia degli animali o meno. Io credo, ovviamente non sono io lo studio legale, spero che stia, anzi, c'hai il tuo, sono i tuoi avvocati, loro lo sanno. Possibile, certo. Cioè qui c'è a rischio una strage di innocenti, fra virgolette, insomma, sempre innocenti potrebbero essere. Però è stata già fatta, perché gli allevamenti qui vicini, che però sottolineo, purtroppo, io non faccio differenza, ma la legge lo fa, che sono allevamenti destinati ad uso alimentare, sono già stati abbattuti tutti in via preventiva. Addirittura, quindi preventiva, quindi è una volontà generale. Assolutamente.
Non c'era, anche qui, assolutamente, con l'unica differenza che noi siamo il primo rifugio nel Lazio, rifugio, certo, per animali dichiarati come non DPA, non a scopo alimentare, che rischia di avere lo stesso trattamento. Certo. Cioè, lì c'è la scusa che possono entrare in contatto con la filiera della carne e provocare non so quali danni economici. Qui questa cosa non sta in piedi, non sta in piedi. Da qualunque punto la vuoi esaminare, è insostenibile, è chiaro. Bene, allora, io sono venuto a conoscenza del fatto che esistevate solo 2, 3, 4 giorni fa, quando è incominciato ad apparire in rete la vostra situazione, e poi quando ho visto oggi questa richiesta di aiuto, ho detto io abito qui vicino, fra l'altro. Grazie. Sono venuto volentieri, anche perché diciamo che potrebbe essere una funzione positiva quella di partecipare in gruppi numerosi, assolutamente, sì, politicamente assolutamente influenti, che sicuramente a loro fanno paura, certo, ecco, sotto, certo, questo profilo. Certo. Va bene, allora io non mi ricordo come ti chiami. Emanuele Zacchini. Allora, Emanuele, grazie mille della tua intervista. Grazie tanto. In bocca al lupo per il vostro proseguio. Grazie. Questo lo metterò in rete sui nostri due canali, Alba Mediterranea e l'altro che adesso non mi ricordo manco io come si chiama, Amnesia Temporanea. Veramente sentiti libero di fare tutto ciò che vuoi. Va bene, poi ovviamente se avrò modo di contattarti ci risentiamo. Assolutamente. Aspetta che spengo, così mi dai...